Torniamo in diretta, questa è Roma di Giorno, io sono Marco Napoleoni, sono le 13:14 minuti. Anche oggi purtroppo ci dobbiamo occupare, come ormai da mesi, della situazione dei dipendenti all'Italia che oggi si sono ritrovati di nuovo in piazza, ma noi faremo parlare direttamente uno dei loro, un comandante appunto, il comandante Franco Zorzo, che è con noi in collegamento e al quale do il buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai radioascoltatori di Radio Roma. Buongiorno, buongiorno. Allora, anche oggi insomma avete cercato di far sentire la vostra voce, le vostre motivazioni. Nello specifico, rispetto alle ultime settimane ci sono state novità, avete fatto incontri, avete avuto possibilità di parlare con istituzioni, avere qualche indicazione o la situazione è rimasta la stessa? Guardi, il punto è proprio questo. Questo è un governo che non parla con nessuno, che non convoca le organizzazioni sindacali di tutte le categorie, immaginiamo, quindi non solo di coloro che rappresentano come me i piloti di Alitalia, e quindi è un problema molto serio che dovrebbe essere affrontato da tutto il Parlamento. Praticamente non siamo mai stati ricevuti, mai abbiamo avuto alcuna comunicazione e siamo costretti a ricevere le notizie, a leggere le notizie dagli organi di stampa, pur trattandosi di una materia delicatissima che riguarda il trasporto aereo italiano e tutto l'influsso e le conseguenze che può avere sui flussi turistici italiani. Senta, ci sono due tipi di domande che vorrei farle, ma la prima è insomma qual è la richiesta nello specifico? Nel senso, sappiamo che siamo anche in un periodo di pandemia abbastanza complicato e che il trasporto aereo è stato almeno per un anno quasi azzerato, e comunque per far ripartire, diciamo così, una compagnia italiana in generale, che sia l'Italia, che cambi nome, che venga ridimensionata, comunque il periodo da un certo punto di vista può essere favorevole, perché si riparte insomma quasi da zero, no? Però può essere anche più complicato, perché ovviamente avere profitti a corto raggio, quindi a breve termine, sarà veramente complicato. Però secondo lei, che ha una grandissima esperienza anche da comandante, quale potrebbe essere il modo di ripartire, e da dove si dovrebbe ricominciare per far ripartire una compagnia che una volta veniva definita di bandiera italiana? Guardi, innanzitutto sono contento della sua premessa, perché riconosce e dimostra che sta seguendo bene la problematica, sia nell'ambito della pandemia sia nell'ambito di quello che sta accadendo nel trasporto aereo. Mi spiego: noi siamo i primi a non volere che i soldi pubblici dei cittadini vengano buttati via, vengano gettati al vento. Teniamo presente che il trasporto aereo italiano non è solo all'Italia, ma naturalmente è quel trasporto che garantisce dei flussi turistici che sono mirati agli interessi della nostra nazione, con delle rotte, con un network, con dei collegamenti che riguardano non solo il turismo ma anche le attività industriali, gli imprenditori, eccetera. Quindi siamo consapevoli che siamo in un periodo di grossa difficoltà, ma ormai con le vaccinazioni il traffico aereo sta riprendendo notevolmente, ci sono compagnie straniere che stanno investendo moltissimo, occupando gli spazi che l'Italia, il governo italiano, sta lasciando loro, grazie anche a una mancanza di regolamentazione del sistema del trasporto aereo, che ha fatto praticamente dell'Italia una terra di conquista, dove anche operatori che hanno delle condizioni fiscali dei loro paesi agevolate vengono a conquistare, a portare via flussi turistici e a cercare di occupare completamente quello che è il network italiano, l'esigenza del trasporto. Quindi, premesso che noi vogliamo che i soldi dei cittadini vengano risparmiati e tutelati, il governo dovrebbe spiegare perché, finanziando 3 miliardi per la nascita di una compagnia di bandiera, in realtà sta presentando un micro progetto, da quello che si apprende sugli organi di stampa, di appena 50-60 aeromobili. Cioè una cosa veramente insostenibile dal punto di vista industriale. Quindi noi denunciamo che si stanno buttando via dei soldi dei cittadini per far partire un progetto assolutamente inutile, quando si poteva tranquillamente attuare altre alternative. Senta, ma riguardo alle alternative, perché tutti, diciamo, gli interlocutori che abbiamo avuto nel corso di questi mesi riguardo alle tematiche appunto del trasporto aereo ci dicono effettivamente che andrebbe, diciamo, almeno a parere veramente tra economisti e anche ex dipendenti, ma anche comandanti, ci dicono che andrebbe fatto un piano più strutturato e che addirittura preveda più vettori e preveda più tratte e preveda un network molto più grande.
Però fino adesso comunque il problema, c'è stato anche un problema, no, di costi di gestione, nel senso, a prescindere dalla liberalizzazione del trasporto aereo, per cui se arriva Ryanair che paga le tasse un quindicesimo di Alitalia, è normale che possa permettersi dei costi anche finali, no, banalmente di biglietto aereo, che sono 10 volte inferiori rispetto ad Alitalia. Però c'è anche un problema di costi di gestione, nel senso, comunque se arrivano compagnie che pagano stipendi comunque minori, che comunque offrono un servizio magari che ha meno optional, che però comunque all'utilizzatore finale, all'utente, al cliente, costano 10 volte meno, comunque da qualche parte, diciamo, il mondo del trasporto aereo di linea comunque va rivisto, anche a livello di retribuzione degli impiegati, anche a livello di strutturazione degli uffici e tutto quanto. Guardi, allora, io vorrei avere l'opportunità varie altre volte di sfatare questo mito. Allora, le faccio un esempio, così sì, capisce subito come purtroppo le notizie, gli organi di stampa nazionali, al contrario di quanto lei sta facendo questo ottimo servizio di informazione, grazie, raccontano ormai da decenni riguardo ai costi di Alitalia. Alitalia è la compagnia che ha il costo del lavoro più basso d'Europa. Io sono il rappresentante dei piloti di Alitalia e noi chiediamo, per migliorare la nostra condizione economica e normativa, il contratto delle low cost. Qualcuno potrebbe cadere dalla sedia se adesso è a tavola a pranzo, ma noi stiamo chiedendo questo a dimostrazione che i costi dei piloti dell'Italia sono nettamente inferiori a quelli delle low cost, che abbiamo meno ferie degli altri, meno riposi, meno stipendio, meno trattamento di diarie per poterci alimentare quando siamo in sosta o in aereo dove mangiamo normalmente panini, e noi chiediamo quindi delle condizioni economiche che sono quelle delle low cost. Allora il problema, come ormai stanno denunciando da parecchio tempo, da molti anni, gli esperti di trasporto aereo, quindi non noi, perché saremmo secondo l'opinione pubblica di parte, stanno dimostrando con dati alla mano del bilancio che i costi sono sui contratti, che ci sono molte, molte zone d'ombra di quello che avviene, che è avvenuto all'interno di Alitalia. Per niente ci sono state condanne di bancarotta fraudolenta per la vecchia compagnia e azioni della magistratura attuale con rinvio a giudizio per tali motivi nei confronti di chi gestiva. Allora non può cadere sui lavoratori e sul personale che si è sempre dedicato, garantendo sicurezza e professionalità ad altissimi livelli, un altro problema, che è quello del costo di gestione dell'azienda, dei contratti di approvvigionamento, del carburante, dei leasing fuori mercato, dei costi di manutenzione. Perché i lavoratori, come siamo in grado di dimostrare semplicemente, basta andare in internet, ormai si trovano i dati di bilancio pubblicati dagli esperti di trasporto aereo, sono assolutamente in linea, anzi sotto i costi medi di tutte le compagnie, e ripeto, noi chiediamo il contratto delle low cost. Quindi diciamo tutta una problematica di costi di gestione, perché poi ovviamente se io faccio, o facevo almeno fino a che c'era l'Italia, Roma Amsterdam 140 euro, le dico proprio in cifre banali, e poi faccio invece Roma Eindhoven con una compagnia low cost a 14 euro, è normale che l'Italia è fuori mercato, quindi uno cerca anche, certo, di capire. Però se lei mi dice che non è, anzi che voi chiedete i contratti delle low cost, almeno eliminiamo tutta la parte diciamo così di sì, anche guardi, come diceva allora, lei, no, dal punto di riflessione, certo, che riguarda i dipendenti, quindi è chiaro che le spese in più o comunque la parte che fa lievitare di 10 volte il costo di una tratta che può essere Italia-Olanda non è dovuto comunque ai costi di gestione del personale. Guardi, allora, chiarito il discorso del costo del personale, chiarito, e siamo in grado ovviamente di documentare, ma insomma basta andare in internet a sentire il professor Ugo Arrigo della Bicocca, il professor Gaetano Intieri, fare qualsiasi indagine che ormai è fuoriuscita da molti anni, quindi questo mito del costo del personale è stato smontato ormai da molti anni. Bisogna anche mettere mano a quello che è il sistema del trasporto aereo italiano, una regolamentazione che gli altri paesi hanno adottato, non lasciando spazio alle compagnie che, come dice lei, fanno delle offerte che sono chiaramente fuori mercato, ma i cittadini per esempio non sanno che queste compagnie ricevono continuamente centinaia di milioni di euro dagli enti locali. Quindi la gente denuncia ciò che può prendere o che ha preso all'Italia, che ha preso magari in tutta la sua storia 8 miliardi di finanziamento, producendo centinaia di miliardi di introiti in tasse e in servizi che vengono erogati.
anche naturalmente dagli stipendi dei dipendenti, quindi con un attivo notevolissimo sul fronte delle entrate rispetto al fronte delle uscite, ma non considerano gli finanziamenti illegittimi che sono mascherati da operazioni di co-marketing, quindi giustificati con contratti tenuti segreti, dove gli aeroporti secondari tramite gli enti locali finanziano le compagnie low cost per, ripeto, centinaia di milioni di euro all'anno. Io niente, la devo ringraziare insomma per averci anche aiutato a fare un po' chiarezza sul tema. Poi ovviamente se anche oggi che sarete ricevuti avrete poi delle novità, sicuramente avremo occasione di risentirci nei prossimi giorni o comunque nelle prossime settimane, tanto mi sembra di aver capito che la problematica non è risolvibile a breve termine, però sicuramente speriamo di sì, ovviamente speriamo di che già da domani o dopodomani ci siano garanzie, soprattutto per i tanti dipendenti che insomma hanno o già perso il lavoro o che sono in cassa integrazione, quindi chiaramente la speranza è quella, però insomma se dovessi fare una previsione io adesso da qui non mi sembra che domani o dopodomani le cose possano essere. Sì. Allora, innanzitutto mi permetto di ringraziarla per questo servizio. Grazie di informazione corretta che lei sta facendo. Dire che i lavoratori anche domani non prenderanno lo stipendio, ma soprattutto mi preme far capire ai vostri radioascoltatori che noi stiamo lavorando per un sistema di trasporto aereo nazionale. Non guardiamo l'interesse spicciolo, seppur legittimo, di lavoratori che sono stati maltrattati in questi decenni ormai, e gestiti da una mala politica, una mala gestione. Noi vogliamo difendere. Abbiamo perso. Ecco, è tornato. Sì, stava concludendo e poi ci salutiamo. Sì, stavo dicendo che noi non vogliamo difendere gli interessi di pochi lavoratori o solo dei lavoratori dell'Italia, ma stiamo difendendo gli interessi dell'Italia, perché via di trasporto aereo c'è un indotto che è minimo 20 volte quello che interessa la compagnia, quindi con perdita significativa a vantaggio di paesi stranieri. Grazie mille a Franco Zorzo, comandante Alitalia. Ci ritroveremo sicuramente nelle prossime settimane e continueremo a seguire la vicenda, ma tra poco ci concentreremo sulla sicurezza sul lavoro, quindi ci risentiamo tra pochissimi minuti qui a Roma di Giorno.